Da sempre gli uomini si sono interessati alla vita marina, dai loro primi contatti con essa. Dagli uomini preistorici ai fenici, dagli antichi greci ai vichinghi, dai primi esploratori alle prime spedizioni scientifiche fino ad arrivare al giorno d'oggi. Ma chi sono queste pietre miliari della biologia marina? Pronti a conoscerne qualcuna? Si va in onda! Cominciamo da Felix Anton Dorn, zoologo tedesco. Di famiglia benestante e fermo sostenitore delle teorie di Darwin, Dorn era convinto che proprio dal mare arrivassero le prove a favore della teoria dell'evoluzione. Per facilitare gli scienziati nello studio degli organismi marini, costruisce a sue spese nel 1872 la prima stazione zoologica autonoma al mondo, situata nella villa comunale di Napoli. Grazie alla ricchezza del suo golfo e alla sua importanza, Napoli era la città ideale per attrarre scienziati da tutto il mondo e turisti in visita all'acquario. La stazione, fin da subito un centro importantissimo e di respiro internazionale per la biologia marina, ospita negli anni numerosi scienziati, fra cui 16 premi Nobel e vanta tuttora diversi primati, portando avanti moltissimi progetti di ricerca di interesse mondiale. Rachel Carson, biologa statunitense. Appassionata di scrittura, nel 1936 diventa la seconda donna a essere assunta a tempo indeterminato dal Dipartimento statunitense per la pesca come biologa marina. Qui si distingue per i suoi articoli di alto livello e fa carriera, fino a quando, nel 1952, le sue pubblicazioni le permettono di lasciare il lavoro e dedicarsi alla scrittura. Poco dopo pubblica Primavera Silenziosa, libro in cui mette in guardia il mondo sulla pericolosità del DDT e dell'utilizzo dei pesticidi. L'opera, che fa riferimento alla morte di numerosi uccelli che avevano ingerito insetti avvelenati, diventa presto un bestseller, rendendo l'autrice oggetto di violente critiche e di attacchi personali. Ma è troppo tardi, il libro risveglia la coscienza di cittadini e altri scienziati, ponendo l'attenzione sull'uso sconsiderato dei pesticidi. Jacques Cousteau, esploratore. La sua carriera inizia nella Marina Militare francese. Qui muove i primi passi nel campo della subacquea, lavorando ad attrezzature che permettessero all'uomo di esplorare meglio il mondo subacqueo. Nel 1943 inventa, insieme ad Émile Gognon, il primo equipaggiamento per le immersioni, garantendosi così il titolo di padre della subacquea. Nel 1950 trasforma un dragamine in una nave da ricerca per le missioni oceanografiche, mezzo che utilizzò anche per produrre libri e film a scopo divulgativo. Dopo innumerevoli esperimenti, diventa direttore del Museo Oceanografico di Monaco e capo di numerosi gruppi di ricerca, nonché di fondazioni per la tutela dell'ambiente. Sylvia Ellis Earle, oceanografa statunitense. Il dottorato in botanica, con tesi sulle alghe brune del Golfo del Messico, è solo l'inizio di una carriera incredibile. Con 15 titoli accademici ad honorem e 150 pubblicazioni scientifiche, è una delle più importanti figure della biologia marina contemporanea. Insieme al marito, fonda due compagnie allo scopo di progettare e realizzare strutture per l'esplorazione sottomarina. Nel 1968 tocca in solitaria 1000 metri con un sommergibile, mentre nel 1979 cammina sul fondo marino a 381 metri di profondità, stabilendo così due record. Ciò, insieme alle numerose spedizioni e immersioni, le conferiscono il soprannome di Her Deepness, sua profondità. Pluripremiata, racconta il suo amore per l'oceano in diverse interviste e conferenze, nonché nel docufilm Mission Blue. Queste sono solo alcune delle figure del passato e del presente che ispirano i giovani biologi marini, aprendo loro la strada verso i misteri del mare.
Tuttavia, gli oceani hanno ancora così tanto da mostrare che il futuro rimane ancora tutto da esplorare. Se ti è piaciuto il video, condividilo e seguici sui nostri social. Stay tuned!